Ci sei, Silvigni? Certo. Silvigni, è pronto? Sono pronto. Posso levare l'occhio? Mi sa di sì. Okay. Leviamolo, va. Allora, Silvigni, fra controluce, ma c'è un motivo, adesso lo spieghiamo. Tu dici che questa capigliatura, devo dire, è una bellissima capigliatura. Allora, intanto diciamo, siamo alla Corte dei Mari, dovremmo dire una cosa alla Corte dei Mari, che c'è una finestra senza tenda, non si capisce perché... Magari dove c'è una finestra ci dovrebbe essere una tenda. Ma noi non abbiamo nessuna pretesa, non abbiamo nessuna pretesa se non quella di farci una chiacchierata con i nostri nuovi amici. Con i nostri nuovi ospiti. Con i nostri nuovi ospiti. Cioè. Dico, ti sei preparato una serie di domande? Assolutamente, lei lo sa che io le domande. Lei lo sa che io le domande le faccio così come viene, perché sono gli ospiti stessi a suggerire domande. Dico, ma non preparo niente, non ci prepariamo assolutamente nulla. Ma tu approfitta, no? Approfitta. Certo che approfitta. Avere una persona, insomma, un medico a portata di mano. Adesso stiamo andando a svelare piano piano chi sono i nostri ospiti di oggi, perché non è uno solo, sono due addirittura, insomma. Quindi puoi fare domande per la tua sciatalgia. Non sono io ad avere la sciatalgia oggi, anzi. Questo per le bollette che devi pagare, perché c'è pure un avvocato, quindi c'è anche un avvocato, questo è un altro indizio. Intanto andiamo a presentare il nostro ospite. Noi avevamo in qualche modo chiamato, e che comunque, insomma, si candida alla sindacatura. Oggi la vedo Monella. Qualcuno si è imbucato. Noi abbiamo invitato gli ospiti che ci abbiamo. Però io voglio andare piano piano. Il primo è il nostro Salvatore, però attenzione, Salvatore, cioè non vorrei poi andare nel senso aulico del termine, è il suo nome. Non è un eufemismo. Assolutamente il nostro Salvatore Totaro, candidato a sindaco, accompagnato dal nostro amico avvocato Eric Grimaldi. E questo l'abbiamo detto, eccoli qua. Grazie. Perfetto. Questa è una presentazione. Fate la faccia d'applausi. Assolutamente, grazie. Okay. Allora, Silvigni, vada. Allora, la prima domanda è questa. L'abbiamo già fatta anche la volta scorsa al nostro ospite scorso, che era Gino Sturgione, che salutiamo. Chi te l'ha fatto fare? Per quale motivo ti sei candidato alla sindacatura di questa città? Ma questa è una domanda che molti mi fanno, anche gli amici più cari, anche i familiari. Però io, quando decido di fare una cosa, la faccio, perché la finalità che mi porta a spingermi su questo ruolo è una finalità molto bella. È un'emozione che vado a vivere con chi di emozioni forse non ne vive più o ha dimenticato che esistano vere emozioni. Quelle emozioni che vanno a riscuotere il successo del cuore e della mente, e quindi l'emozione di scendere in campo per aiutare la gente, per dare voce a quella gente che non ha voce o che non ha più voglia di dare voce, è qualcosa che mi fa apprezzare il mio gesto. Non era una cosa premeditata né vissuta in questi anni in propensione alla scelta, ma è stata qualcosa di improvviso che è venuta fuori dal mio cuore, e ho creato quel presupposto di dedizione, quindi anche di dono alla città e soprattutto ai messinesi che io amo e che ogni giorno vedo sia soffrire che gioire. E quindi, siccome io amo far gioire la gente, ma farla gioire dal punto di vista anche fisico e psichico, è normale che la mia presenza vuole essere una doppia valenza, sia essere curatore del corpo che essere curatore anche della mente, del cuore, della psiche della gente, tornare a gioire, tornare a sorridere. E questo quindi come un si medico può fare? Per curare la città. Di che cure ha bisogno Messina? Ma io porto sempre questa similitudine, questo modo di interpretare il mio ruolo. Noi vediamo che Messina, purtroppo, era stata presa da chi aveva detto, esplicitato che il sindaco lo sapeva fare. E purtroppo, se si sapeva fare il sindaco e se si fosse saputo fare il sindaco, noi non saremmo qui a parlarne di questo, perché ci sarebbe stata ancora una legislatura continuativa, non avrebbe avuto uno stop con un commissario la città e tutto si sarebbe svolto per definire programmi e ruoli fino alla fine, per poi mettersi alla mostra dei cittadini per
un applauso oppure un fischio. E quindi questo non è stato possibile perché si è interrotta nel corso d'opera la legislatura e quindi la sindacatura, e questo con alibi o contro alibi, non sto qui a parlarne, di fatto noi siamo una città con un commissario che ci governa. È un commissario che fa soltanto le cose in emergenza, la routine, l'ordinario naturalmente non si è potuto fare, quindi arresto dei programmi, alibi assoluto per poter dire non si è potuto fare perché il Consiglio Comunale non ci ha permesso di andare avanti, perché ci votava tutto contro, perché un po' l'uscente o il dimesso non aveva saputo portare contributi elettorali di consiglieri propri, ma aveva pensato soltanto a sé e con 10 liste non aveva eletto nessun consigliere. Quindi la cura è questa. Bisogna partire da questa Messina malata, da questo malato. E il malato va prima di tutto ascoltato. La similitudine con il malato vero è la stessa, perché va ascoltata, va valutata, va visitata, va fatta una diagnosi, vanno perpetuate delle interrogazioni sul perché di alcune patologie, di alcune malattie, di alcuni disagi, e poi appropriare una terapia. Molti fanno al contrario, vanno a istituire e mettere delle terapie strabilianti che però con le malattie del malato non hanno niente a che fare. Io quello che vorrei capire è: tu hai diagnosticato già qualche malattia? Una te ne viene in mente? Sì, è quale? Il disagio della gente, il disagio assoluto di una macchina amministrativa scomposta, disarticolata, disomogenea, soprattutto disamorata dal proprio lavoro. Non c'è un ufficio del comune che abbia quella capacità di portare avanti contributi di affettività tra di loro e soprattutto con chi deve gestire questi quadri di comando. E io dico che se una nave ha i motori che non vanno bene, non può mai portarsi avanti. E se il comune ha disarticolato tutti gli uffici, ci sono 360 membri in meno all'interno della macchina comunale, e tutti i vari dirigenti con anni e anni e anni di esperienza sono stati spostati da un settore all'altro dove non avevano competenze o soprattutto non potevano che cominciare da capo. Ma non si può cominciare da capo quando si deve andare avanti e si deve produrre un'attività meritoria per la città, perché un assessore vive con la squadra che è la propria dirigenza e i propri membri che sono gli occupanti quel quadro. Ma se tu riduci il personale, togli i dirigenti e scompagini tutto vai ad assemblare cose dissimili tra di loro, fai soltanto una macedonia pazza e anche la gente. No, certo, alcune dirigenze comunque non è che si può stare a capo più di un ufficio, cioè più di 5 anni in ufficio, quindi comunque il turnover della dirigenza a volte potrebbe essere per tutelare un determinato equilibrio. Questo io sono, mi vedo perché voglio intervenire. Certo, dottor Bea, lei qua è a casa sua. Al di là delle difficoltà di cui abbiamo parlato relativamente alla disaffezione dal lavoro, ma c'è anche la disaffezione dalla politica, qual è il rimedio? Cioè, questa è la diagnosi. La cura. La cura qual è? Certo, infatti prima di aver fatto una diagnosi io ho fatto anche un ascolto delle persone che stanno negli uffici. Andrò anche a vedere tutti gli uffici perché sento lamentele da tutte le parti, sento disagi da tutte le parti, sento delle difficoltà operative da tutte le parti. E quindi il primo rimedio è andare a capire quali sono i rimedi precisi per poter valutare la possibilità di interloquire un'altra volta tra i vari ruoli. Se manca la testa e il corpo è smembrato, non si può ragionare. Quindi un dialogo che non c'è, perché togliere un dirigente da una parte all'altra, che non è un turnover necessario, perché ci sono dirigenti che sono le parti portanti della struttura. E quindi quando io voglio rinnovare, non rinnovo le pareti, non rinnovo i capisaldi, cioè non rinnovo in un edificio i pilastri portanti, perché se no mi cade la casa addosso. E quindi
devo fare in modo che il mio dialogo, la mia autorevolezza spinga perché quel dirigente non vada a fare di testa sua, ma il dirigente deve essere sempre subordinato a un quadro che sia l'assessore, e l'assessore alla giunta e la giunta al sindaco. Però, quindi però questo magari, quadro manca. Magari la rotazione dei dirigenti ha anche una valenza, non voglio dire di sicurezza, ma di evitare l'essere troppo incardinato, come si fa un po' con i carabinieri, con le forze dell'ordine. Sì. Non si fanno stare troppo nello stesso posto, perché poi alla fine ci possono essere dei contatti che possono essere anche involontari, ma che possono ledere alla... Però, scusi Silvigni, no, certo, senso. Io penso alla ragioneria, però. No, io parlo... penso. Allora, per anzianità faccio questa domanda. Ma la prima cosa che lei farebbe entrando in comune da sindaco? È una domanda classica, gliela fanno tutti. Dico. Intanto certo, entrerebbe con le scarpe o a piedi scalzi? Come entra con le scarpe? Entro con la educazione, l'eleganza, la signorilità, la trasparenza, la lealtà, senza ipocrisia, senza sopraffazione e soprattutto col sorriso. Quindi cosa che è mancato all'interno di questa casa comunale, non c'è sorriso. Perché? Perché c'è un ostracismo, chiedetelo ai dipendenti, che vale quanto il disaffetto e il disamore. E quindi se io in una famiglia non metto pace e non capisco perché c'è un dissenso, io non posso mai andare avanti. Cioè se io non metto d'accordo gli organi in un corpo, hai voglia che mi stimolo verso un organo ad aggiustarlo se quello è assemblato da altri. Quindi devo andare a capire quali sono gli effetti che sono stati benevoli e quelli che sono stati dannosi. Al di là del fatto che se io sono un operatore leale, voglio la lealtà anche dai miei collaboratori. Cioè se un capo di azienda non è leale verso i propri dipendenti non lo saranno nemmeno verso di lui. Scusi Silvini se interrompo ancora a gamba tesa, tanto oramai. Io ho capito, lei non vedeva l'ora. c'è un motivo di educazione, c'è un motivo di cortesia. Dica pure. Avvocato, lei sa che noi qui scherziamo anche, no? Certo, io sono napoletano, quindi... Ecco, allora ti do del tu. Chi ci fai qua? Che ci faccio qui? Eh sì, no, la domanda è, ok, c'è il dottore Trovato, lo sappiamo, candidato sindaco, ma tu... Io sono il presidente del movimento. Era una scusa per farti dire. Allora, diciamo che in Italia mi conoscono tutti come colui che ha fondato il comitato per le terapie domiciliari Covid, che sarebbe quel comitato di medici e professionisti sanitari che per oltre due anni è stato accanto ai cittadini abbandonati dalle istituzioni come anche Messina, perché anche qui sul territorio, se io ho avuto la figura di Salvatore Totaro che è andato casa per casa a curare la gente quando tutti venivano abbandonati diciamo al domicilio senza un contatto con il proprio curante, con l'USCA che non arrivava, un contatto chiaramente con la guardia medica e con la solita indicazione all'epoca della vigile attesa con questo tante a Napoli persone. No, questo a Messina e in tutte le altre città d'Italia. A Napoli è stato il punto di partenza di questo comitato e diciamo che oggi abbiamo un paio di milioni di persone che sono dietro di noi, abbiamo supportato con tutti i medici che abbiamo migliaia e migliaia di pazienti sintomatici sia in Italia che anche all'estero. E quindi da questo comitato terapia domiciliare è iniziata poi una grande battaglia nei confronti del Ministero della Salute, perché volevamo far revisionare i protocolli di cura con la partecipazione dei medici che avevano agito sul campo, perché l'esperienza dei territori è stato uno dei motivi che ci ha portato a tutto ciò. Se avessero ascoltato i territori, il nostro paese probabilmente non avrebbe avuto tanti morti, così come dichiarato anche dal professor Suter dell'Istituto Mario Negri a telecamere spente e a Report, ma soprattutto se avessero ascoltato il comitato cura domiciliare che io ho fondato e le esperienze di tutti questi medici, forse non si sarebbe arrivato a tutte queste restrizioni, non si sarebbe arrivato ad un'emergenza che ha danneggiato dal punto di vista economico delle città che già erano in ginocchio, e Messina, voglio dire, era tra queste, e come tante altre città anche del sud, non solo della regione Sicilia. E dopo poi in tutto il mondo, bene o male, si è seguita la stessa sicuramente linea. Il problema è che noi siamo stati gli unici nel mondo a creare una realtà del genere,
tanto che io sono stato ospite anche in altri paesi, mi hanno chiamato in Spagna, mi hanno chiamato in Germania, mi hanno chiamato in Svizzera, mi hanno chiamato a Washington, mi hanno chiamato nel centro Sud America, ho fatto interviste televisive con l'Honduras, quindi parliamo con personaggio internazionale, parliamo di uno schema terapeutico con i medici che avevano più esperienza, che è stato tradotto in 5-6 lingue. Abbiamo fatto dei webinar settimanali con diverse realtà per cercare di far comprendere ai medici dei territori come potevano curare i sintomi del Covid a domicilio. Questo, anziché prenderlo come esperienza e vendersela a livello internazionale, il nostro paese ha cercato di ostacolarci rispetto a una situazione del genere, con la conseguenza che io, prima di avere un dialogo con Sileri e poi con le varie regioni, avevo chiesto anche di utilizzare in varie città lo schema terapeutico noi all'inizio del 2021, il nostro, per 30 giorni rispetto a quello ministeriale, per verificare quanti morti potevano fare loro e quanti ne potevamo fare noi, quante ospedalizzazioni potevamo fare noi, perché i morti ne abbiamo fatti molto, veramente... si contano, e quindi il discorso quando avevano delle patologie e quando arrivavano da noi in ritardo perché erano stati lasciati a casa con la tachipirina e vigile attesa. Quindi dopo questa battaglia, che è durata oltre 2 anni, io ho impugnato, sono stato io a creare quella questione dei monoclonali che erano stati regalati da Lilly e non accettati dal governo. Ho fatto io ricorso al TAR, dovevo ottenere il verbale, non me l'hanno dato, la riunione Zoom non me l'hanno dato, così abbiamo fatto denunce per il danno erariale subito dal nostro stato per una serie di problemi sia legati alla campagna di vaccinazione, perché sono stati ordinati vaccini in surplus rispetto al fatto che poi mutando il virus c'era la problematica del fatto che dell'inefficacia. Poi ci stava la problematica delle degenze, cioè del fatto che tu portavi anche gli asintomatici in ospedale e ti prendevi un costo di degenza superiore a quello della media, così anche per le terapie intensive, per i malati che erano entrati come pazienti cronici che avevano magari un cancro e poi venivano classificati Covid alla morte. Quindi abbiamo fatto una bella battaglia. Vaccino, che ci ha portato. Il vaccino in questa storia nasce la polemica di tutti. Noi non siamo mai stati contrari alla vaccinazione nel nostro comitato. Però cosa è successo? Ecco, questa era una domanda che volevo fare. Bravo, Sergio. Bravo, complimenti. No, è una problematica che dovete un attimo comprendere. Noi siamo nati a marzo del 2020, quando non si parlava di campagna vaccinale. Quando noi siamo nati non esisteva il vaccino. Esistevano solamente le possibilità di cure, che mentre tutte le altre persone venivano lasciate a casa in vigilia attesa, i nostri medici andavano casa per casa senza paura, con dispositivi di sicurezza da loro comprati perché lo Stato non glieli passava, e andavano a curare le persone, andavano a curare, a guarire anche persone anziane di 90 anni anche con pluripatologie, e non c'era il vaccino all'epoca. Quindi cosa è successo? E quando noi abbiamo portato questa possibilità di cura, ad un certo punto, per dire qualcosa, hanno cominciato a dire che eravamo quelli che stavano contro la vaccinazione perché volevano curare le persone. Noi volevamo salvare le vite, non è che volevamo essere contro la vaccinazione. Poi è vero che sono arrivati dei movimenti estremisti che hanno utilizzato questo nostro spirito per dire: ah, allora esistono le cure, allora siamo contro il vaccino che è veleno, che cosa. Noi non abbiamo mai detto tutte le dietrologie. Quindi oggi viene preso Salvatore Totaro, che magari ha delle patologie e quindi ha avuto delle problematiche, ma come tante altre persone. Perché poi cosa è successo? Se vogliamo parlare di vaccinazione, allora adesso le spiego la problematica qual è. Abbiamo detto che ci davamo del tu, se no ci va a fare. No, scusami, non ricordo. Alessandro. Allora, il discorso qual è? Se vogliamo parlare proprio di questione vaccinazione, noi, quando è iniziata la campagna di vaccinazione, siamo stati i primi a ricevere le segnalazioni dalle persone che già ci chiedevano aiuto per il Covid. Avevamo segnalazioni di Covid post vaccino e segnalazioni di reazioni avverse che non sappiamo come interpretare. E siamo stati i primi a segnalare alla gente che dovevano subito andare in ospedale e soprattutto segnalare a Vigifarmaco, perché il nostro paese non ha previsto la vaccinovigilanza attiva, ma solo quella passiva che i medici di famiglia che devono curare non hanno il tempo di fare, perché per segnalare una sola reazione avversa ci impiegano 40 minuti e poi vengono ricontattati, aspetti, ci manca questo documento. Quindi immagino quante reazioni avverse potenziali potevano arrivare all'AIFA e quante invece ne sono arrivate nel tempo. C'è stata parecchia confusione. C'è stata la problematica che noi abbiamo fatto subito a marzo. Il nostro consiglio scientifico del comitato aveva individuato già una prima problematica sul dosaggio del didimero. Noi abbiamo pubblicato diversi studi clinici sul didimero, cioè se tu
quando ti fai la vaccinazione, adesso parlo, sono un avvocato, ma oramai sono 2 anni che sono a braccetto dei medici, quindi conosco tutte le dinamiche che poi ho portato davanti ai tribunali. Parliamo della capacità di concentrazione del sangue, dica dottore. Sì, il fatto emocoagulativo, esatto, quando c'è un danno di parete, quindi c'è una aggregabilità piastrinica e quindi la formazione di trombi. Quindi noi dicevamo alle persone, voi prima di andarvi a fare la vaccinazione dovete dosare il didimero, che potrebbe essere a 200-300, e prima del fare il vaccino e 4-5 giorni dopo la dose. Perché si sono verificate gli effetti trombotici e tutti questi problemi? Perché le persone non dosavano il didimero successivamente, arrivava a 20-25.000, non lo trattavano con l'eparina e ci stavano tutti gli eventi. Da qui comunque c'è, quindi questo problema qui ha portato al fatto che noi abbiamo detto, chi sceglie di fare la vaccinazione, perché a mio avviso un obbligo con un vaccino del genere non potevano mai stabilirlo, perché ci stava la problematica delle reazioni avverse, che sono stato io per primo a portare davanti al Ministero della Salute il 6 dicembre del 2021, perché dopo aver raccolto tutti questi dati rispetto alle reazioni avverse, che noi abbiamo delle schede di persone che si sono chiaramente riportate da noi, abbiamo detto, guardate, voi per fare la vaccinazione dovete soprattutto valutare il rapporto rischi-benefici, chi deve farlo e chi non deve farlo, per quanto riguarda i bambini, a mio avviso che noi li facciamo guarire in 48 ore, non dovevano farlo. Il problema è, fate gli accertamenti diagnostici preventivi, didimero, omocisteina, emocromo, visita cardiologica per scongiurare miocarditi e pericarditi, certo. Il sierologico per scongiurare il fenomeno ADE, perché dal punto di vista della comunicazione non c'è stata trasparenza e lealtà da parte delle nostre istituzioni che queste cose non le hanno mai dette? Perché? Perché altrimenti tutti questi esami sarebbero caduti a carico del sistema sanitario nazionale. È giusto che in un paese, chi lo sa, li possa fare, o chi ha i soldi per fare questi esami li deve fare, invece un altro si va lì a vaccinare e può avere la reazione avversa? Non parliamo che questo vaccino ha dei problemi, ma sicuramente li può scatenare, perché è un farmaco che addirittura non ha chiuso la fase sperimentale, perché tutte queste reazioni avverse adesso Pfizer sta pubblicando. Tutti i vaccini hanno sempre creato problemi. Esattamente, quindi non è un problema cioè qua non è che si sta dicendo non facciamo il vaccino. Il discorso è che si è vaccinata, si è strumentalizzato una massa, tutte in una volta, una massa, esatto, di persone, ma... e quindi le avversità saltano fuori. Saltano fuori, ma non si può neanche strumentalizzare. La cosa che è stata sbagliata in questo paese è creare, perché io non sono stato contro la vaccinazione, ma sono stato assolutamente contro il Green Pass, perché il Green Pass è stato uno strumento per ricattare le persone e dire tu vuoi uscire dall'isola, cioè per me il provvedimento fatto da De Luca, quando non ha fatto uscire le persone dalla Sicilia, per me è stato assurdo, perché a parte chi ha scelto di non farsi il vaccino, c'è stato chi ha avuto le reazioni avverse importanti la prima dose, non ha potuto fare la seconda, non aveva il Green Pass, e tu queste persone che fai? Le castighi nell'isola, che devono arrivare a Lugano, fare scalo in Croazia e poi andare a Milano, cioè una cosa allucinante. Mi verrebbe da dire dico, però esatto, questa cosa poi con buon senso è stata risolta. Assolutamente. Sì, ma è stata risolta dopo 20 giorni, un mese, che le persone mi dicevano, avvocato, io per arrivare a Milano dalla Sicilia devo fare scalo a Londra. Sì, cioè, ma vi sembra normale che uno non ha il controllo del Green Pass in Europa, ma ce l'ha in Italia, perché qua hanno utilizzato questa follia, se vuoi uscire dall'isola ti devi andare a fare il vaccino. Avvocato, ma io ho avuto una reazione avversa, il medico non me la vuole praticamente scrivere, perché dice te lo sconsiglio, ma non lo posso mettere per iscritto, altrimenti mi mandano in NAS. E che devo fare? Io per andare a lavorare che devo andare praticamente a Roma ogni settimana, che faccio? Mi devo andare a rischiare il vaccino? Faccio tutti gli accertamenti. Avvocato, si scacca l'ora, poi ci sono persone che hanno avuto delle reazioni importanti, abbiamo avuto medici, infermieri, insegnanti, cioè io ho portato gli insegnanti davanti al ministero, ma voi rendete conto che gli insegnanti sono stati demansionati? Io ho avuto un caso particolare di un insegnante che era la responsabile del plesso, responsabile dell'aula Covid, attenzione, è andata dal medico perché è andata a fare gli accertamenti prediagnostici prima di fare la vaccinazione, e il medico gli ha detto, guarda, io te lo sconsiglio perché tu hai queste patologie, ma non te lo posso mettere per iscritto. Lei si è messa paura di fare il vaccino, è stata demansionata in un corridoio, lei che era la responsabile dell'aula Covid, la responsabile del plesso, infatti, senza poter vedere gli alunni. Allora, questi atteggiamenti significa non anche aver a scuola, controllato. Gli insegnanti stessi, i presidi stessi non sapevano veramente che pesci questo prendere. Perché siamo arrivati a questo discorso. Quindi, poiché io ho fatto questa guerra contro il governo rispetto ai protocolli di cura e avevo ottenuto una sentenza storica dal TAR il 15 di gennaio, che stabiliva che il Ministero della Salute aveva imposto, anzi impedito ai medici di curare scienza e coscienza secondo le loro esperienze sui territori, questa sentenza, che doveva comportare le dimissioni di Speranza anche dell'intero governo, perché sarebbe stato un fallimento dell'emergenza, nel giro di 2 giorni ha ottenuto un provvedimento, il Ministero che ha fatto appello, un provvedimento cautelare
con un decreto di Frattini nominato 5 giorni prima dal Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di Stato, e poi il 9 di febbraio è uscita una sentenza in forma semplificata, quindi ha superato anche la fase cautelare, dove non ha riportato pedissequamente la circolare che diceva non utilizzare questo, non utilizzare questo, non utilizzare l'eparina. Loro hanno detto che anziché essere prescrizioni di non fare, come stabilito dal TAR, erano delle raccomandazioni, ma se dico non utilizzare questo microfono, tu lo utilizzi lo stesso? No, perché io ti sto dando un'imposizione. Io ti sconsiglio di utilizzare il microfono, tu dici sono responsabilità mia. Da noi si dice ogni testa è un tribunale. Esatto, quindi cosa succede? Che questo ha comportato che tutti i medici non hanno curato sui territori. Le amministrazioni comunali non è che si sono messe ad aiutare, a stare a fianco al medico del territorio per dire guarda noi diamo un supporto, perché i territori non hanno funzionato in nessuna parte d'Italia. Io mi voglio augurare che da questa storia ce ne usciamo. Noi usciremo prima o poi, lo spero, però quello che noi abbiamo notato è perché Salvatore Totaro ha deciso di fare questa cosa, perché quando c'è stata... Un'ultima cosa ti vorrei chiedere. Quando noi abbiamo ottenuto questa sentenza contraria del Consiglio di Stato, noi siamo andati, ci siamo imbestialiti perché c'è stata una sentenza politica, in quanto 3 dei 5 giudici del Consiglio di Stato hanno incarichi fuori ruolo al Ministero previsti da una legge del 93, per cui prendono dei compensi e chiaramente rigettando l'appello sarebbe caduto Speranza, sarebbe caduto il governo, loro perdevano il compenso, noi abbiamo deciso di fare questo passaggio politico di Unione per le Cure, Diritti e le Libertà, che è un'associazione nata a supporto del comitato per fare iniziative di leggi popolari, petizioni, manifestazioni e quant'altro. In quel momento Salvatore mi ha risposto, ha detto noi puntiamo direttamente alle politiche del 2023 perché è importante strutturare i territori, stiamo facendo un programma economico con docenti universitari, ricercatori in fisica, che addirittura c'è un ricercatore diciamo che è inventore di un sistema per l'energia rinnovabile che porteremo anche nella regione Sicilia, perché abbiamo anche una soluzione alla questione dell'energia che ancora non abbiamo portato a livello governativo. Ci stiamo muovendo per una riforma della giustizia con magistrati, con giuristi, e diciamo e noi partiremo dalla riforma della sanità, che è poi il nostro punto di partenza, perché abbiamo toccato con mano quello che erano le carenze del territorio. E chi più di Salvatore Totaro, quando tutti quanti erano chiusi in casa, che ha conosciuto le carenze del territorio andando a casa della gente, ci può dire che cosa è successo a Messina? Ecco che lui mi ha detto: Eric, se tu decidi di fare questa cosa, anche se hai scelto di non fare l'amministrativa, io vorrei aiutare i cittadini nella città, perché io ho trovato delle carenze, ho visto che qualcosa non funziona e man mano sto scoprendo sempre più falle. Quindi che dici, posso fare il candidato per un CDL a Messina? Io ho detto: guarda Salvatore, tu sei un medico che è stato accanto a 2.000-3.000-4.000 persone, se consideriamo anche quelle fatte a distanza all'estero e diciamo in altre regioni italiane, se tu fai questa scelta io sono al tuo fianco e verrò anche a Messina con te. Questo è stato il motivo per cui noi siamo entrati in questo discorso. Poi mi chiedi cosa manca a Messina. Io qua non c'ero mai stato, ma sicuramente parliamo di una città che è la porta della Sicilia. Dal punto di vista strettamente strategico io l'avrei utilizzata anche dal punto di vista turistico in un modo completamente diverso. Qua arrivano le navi da crociera, ho visto dei turisti disorientati che non sapevano che fare in città, già questo significa non sfruttare il turismo. Poi parlando con la gente poi c'è chi glielo trova e li porta a Taormina. No, certo, esattamente, certo. E quindi non sfrutti Messina, ma la gente passa a Messina e va a Taormina e va nelle altre città, e voi avete un punto d'ingresso dove dovreste far fermare almeno due perché giorni non c'è i turisti, non, è un porto... non riuscite a creare un qualcosa di storico, a riportare quello che è la storia della città per far fermare il turista qui quando arriva. Non cercate di sfruttare l'eccellenza. Nel nostro programma abbiamo quello di creare un ponte tra nord e sud per evitare che best and brightest vadano fuori. Bisognerebbe fare un intervento culturale. L'intervento dov'è? Che voi qui avete il sommerso. Bisognerebbe fare un colpo. Scusate, però mi sembra. Non parlo più oggi. Mi sembra un film. Una poltrona per due. Dico, leggetevi esatto. Tutte e due. Adesso davvero di un sindaco bicefalo. Infatti lui lo vedo, l'avvocato lo vedo bello. È un avvocato, bello. Sì, no, ma io quando vedo che qualcosa non va in una città, io vengo qui, parlo con le persone, ragazzi laureati, 30-35 anni, che mi dicono: avvocato, io sono laureato in ingegneria, sono una giornalista, ma sa perché io me ne devo andare da Messina? Perché qui ci stai sommerso, a 35 anni ancora non ho mai avuto un contratto.
Ma stiamo scherzando? Cioè, se ci stanno queste realtà qui nella città di Messina, vanno risolte, vanno risolte a monte, non ci possiamo rifare al reddito di cittadinanza dei 5 Stelle che hanno messo chiaramente in bocca agli italiani, noi ti dividiamo i soldi gratis. Andavano formati e poi assunti. Non vorrei mettere il dito nella piaga, ma questo tipo di situazione mantiene determinati bacini di voti. Ma noi non stiamo dicendo che siamo contro. Ma noi non stiamo dicendo che siamo contro il reddito di cittadinanza. Io ho detto che bisogna fare inclusione e formazione ai fini dell'assunzione. Si ripigli, riprendi in mano la questione. Non parlo del reddito di cittadinanza, che io sostengo bisogna, cioè l'ho detto anche altre volte, bisogna creare la possibilità di lavorare e non fare assistenzialismo, perché per chi ha problemi serve sicuramente. Ora, non posso avere uno con la Porsche che poi prende il reddito di cittadinanza. Messina purtroppo conosce bene questo tipo di situazione. Io ti lodo se tu mi fai lavorare 3 mesi mio figlio con un contratto che poi ti scade, che poi ti pigli la disoccupazione. Hai capito? Non ti preoccupare. Allora, Io direi che finisco. Non mi guarda sotto, Alessandro. Non possiamo dire che questo significa per noi avere dei voti, perché non è che i voti li possiamo avere perché facciamo queste promesse. La politica, purtroppo, la politica è questa. Noi siamo la nuova politica, siamo qualcosa di diverso rispetto a prima. Noi non riscaldiamo minestre, siamo persone che la politica non l'ha mai fatta, perché siamo stati all'atere. Perché abbiamo fatto io la mia professione, che va bene per tanti anni, e il dottor Toto lo disprezzando, una professione che sicuramente è anche più remunerativa di quella del sindaco. Allora, di conseguenza, noi non siamo qui per avere la poltrona, siamo qui per aiutare i cittadini, come abbiamo fatto, senza chiedere nulla in cambio per oltre 2 anni. Certo, però la campagna elettorale la sai fare, quindi tu hai fatto mai politica, ma sai fare. Ma secondo te perché sta seduto là? Dico Salvatore. Dottor Toto. E invece infatti l'amicizia con Daniele Zuccaro. Scusami, perdonami. No, volevo solo dire ogni tanto. Digli. Aspetta, una parola, fammela dire. Io vi svelo subito una cosa. Eric, quando finirà tutta questa storia della pandemia, tutta questa realtà virale, lui è il primo candidato a una laurea ad onorem in medicina. Perché ha imparato talmente tante cose che è capace di parlare, di essere. Naturalmente immaginato essere già un tecnico della questione, quindi però lo ha vissuto a sue spese, perché è stato sempre a coordinare gruppi di azione sanitaria nelle molteplici funzioni, naturalmente, perché noi abbiamo fatto una reazione completa di supporto e assistenza al paziente. Quindi anche se e questo te ne è stato dato atto da moltissimi, certo, perché so anche che se in maniera c'è stato sostegno da questo abbiamo fatto una telemedicina lodevole, perché anche i capi di gabinetto del Ministero della Salute ce lo hanno naturalmente dichiarato. Io voglio solo fare una puntualizzazione sui vaccini che ha ben detto Eric. E purtroppo, con una sorta di malinconia, io sono un clinico medico prestato al territorio, ma lo faccio a buon diritto, perché più uno vale, più può dare, è stato annunciato come una terapia e non come una profilassi, perché se fosse stato lanciato come profilassi, in pandemia la profilassi non si può fare, perché durante un incendio non si possono studiare le tecniche di spegnimento, ma si deve spegnere. Quindi se si doveva spegnere valevano le terapie precoci domiciliari che noi abbiamo attuato, mentre per chi lo ha voluto portare come terapia vaccinale ha sbagliato l'intento, perché poi alla resa dei conti tutto è stato svelato e valutato. Perché poi ancora, le battaglie si vincono con tutte le armi, certo, e non solo con una, come hanno voluto fare in Italia. E quindi naturalmente se si coordinavano le due cose sarebbe stata indubbiamente le retrovie lavoravano sulla tecnica di miglioramento delle terapie a supporto, mentre chi era al fronte lavorava per salvare vite umane. Questa coordinazione, questa sinergia è mancata. Per cui io cosa ho sempre detto a tutti i pazienti, a tutte le persone nelle piazze? Ho detto che come si fa quando si devono portare i bambini alle vaccinazioni obbligatorie? Si fanno i controlli prima. E quindi se un bimbo ha la febbre non si può fare un vaccino, se il bimbo ha una situazione ematologica
di presupponenza a non idoneità non si fa il vaccino. Bene, questo modo di interpretare la prevenzione non è stato attuato nel campo vaccinale. Per quanto sapessero che comunque non si conoscevano gli eventuali sintomi. E quindi indubbiamente è mancato questo supporto. I primi mesi, ma poi dopo un anno ancora continuiamo a fare la vaccinazione senza controlli. Questo mi sembra un po', diciamo... E noi che vedevamo, e io che dovevo poi curare, perché io mi sono ritrovato anche a curare, ognuno di noi l'ha fatto con piena autonomia, con professionalità, con saggezza, con dedizione e soprattutto con l'esperienza del giorno dopo giorno. Quando noi abbiamo riscontrato i primi problemi post-vaccinali, ci siamo posti naturalmente un dilemma dentro di noi. Cosa è che ha suscitato questo? E abbiamo iniziato un'attività di ricerca, di indagine, che non è speculativa e non è nemmeno osservazionale, ma è istantanea, perché il medico deve dare delle risposte istantanee a un paziente. L'abbiamo fatto a buon diritto, l'abbiamo fatto con molta onestà, ma con l'umiltà delle cure, perché sapevamo che quelle cure potevano essere di supporto e di aiuto sia al Covid che al post vaccino. Andiamo tutt'oggi. Andiamo adesso invece vai, alla politica. Mi hai capito? Perché in qualche modo anche questo fa parte della politica, ne sono convinto. Certo, poi ti è chiederei una, che una rapporti hai avuto con l'assessorato alla salute della regione. Però questo potremmo farlo in un'altra. Ho tentato più volte di fare diciamo un incontro con Rezza, ma non ci sono mai riuscito. Con Rezza mi piace un sacco. Rezza, non ci siamo riusciti. No, Rezza. Grazie. Chi ci riesce una bravo. Rezza proprio. Chi ci riesce bravo. Grazie. Io stenderei un velo pietoso su questa cosa veramente. No, lui si confonde perché Rezza è il capo dipartimento della prevenzione, esatto. No? Quindi altra bella versione. C'è una razza Rezza. Qua facciamo un testo adesso. Dalla revisione dei protocolli, nonostante l'accordo che ci avevamo con il viceministro per razza di Rezza razza e Rezza è meglio di non nominarli. Magnifico, questo rimarrà comunque. E poi c'è Daniele Zuccarello, perché comunque come si lega questo scenario? È quasi una naturale evoluzione delle realtà, delle cose, perché io che avevo già una mia visibilità sulle piazze d'Italia, sono stato anche visibile da chi già gestiva alcune piazze anche in Sicilia, a Messina, in altri posti, e quindi poi si è creato un movimento che era il movimento del No Paura Day, cioè volere stare accanto ai cittadini delle proprie città e creare quel nesso di raccordo con la gente che aveva in effetti paura, cioè non usciva da casa, aveva il terrore che fuori ci fosse un mostro che poteva aggredirli. E quindi durante queste manifestazioni sono stato chiamato come esperto, come l'uomo che aveva già compiuto delle gesta importanti di cure, e quindi indubbiamente portavo il mio contributo alle piazze che si venivano a creare. E in queste piazze ho conosciuto Daniele Zuccarello, una persona molto volitiva, molto dinamica, molto intraprendente, che ha narrato con dovizie di particolari tutte le problematiche legate alle persone. Quindi lo ha fatto sia nel singolo che nel completo delle persone. Quindi ha narrato il caso singolo, ha creato il presupposto di raccontare anche i danni dei vaccini, le persone che non avevano voce per poter esprimere il loro disagio, perché chi ha avuto anche il danno da vaccino non gli è stato riconosciuto, e tutto sommato anche le investigazioni sui danni sono tutti a carico dei cittadini, quando invece si doveva prendere cura di una persona che si era voluta esporre a una terapia e quella terapia non aveva trovato supporto per quello che si era andato a immaginare. E tutto sommato chi subisce un danno deve poi essere anche tutelato nel danno, invece questo non c'è stato. Quindi Daniele è stato portavoce lodevole in tutta Italia di questa gente, e che a Messina ha avuto il suo primo esemplare con la professoressa Alessia D'Arrigo, naturalmente, che è vicina a noi, che io ho avuto modo di iniziare a valutare come danno, perché mi è stata presentata da persone per poter offrire il mio contributo
professionale alla risoluzione dei suoi problemi, perché non sono stati mai riconosciuti, perché tutto poi magari cade nel dimenticatoio della Alessandro ansia, vuole sapere per quale motivo poi nasce questa, diciamo, unione. L'unione nasce la posso spiegare? Non perché Daniele sia avvenente, no, assolutamente no. Nasce questa unione perché noi come UCDL abbiamo deciso di non fare le amministrative a livello nazionale, nonostante siamo stati corteggiati da partiti anche grandi e fino ai più piccoli. Non c'è stato unione con nessun movimento. Lui mi contatta e dice: io ho conosciuto Daniele Zuppello, un commercialista, una persona per bene, che ne dice se lo facciamo insieme questo percorso su Messina anche con lui, visto che è uno che è stato sulle piazze, ha, diciamo, valutato la questione delle reazioni avverse, ha contestato il Green Pass quale strumento che non controllava il contagio ma che portava, quindi su una serie di idee eravamo insieme. Lui è un professionista come me, una persona per bene, io l'ho conosciuto e abbiamo deciso di fare questo percorso insieme che mi auguro continuerà anche dopo per la sindacatura di questa città. E poi perché le associazioni che nascono hanno dentro la stessa anima, cioè guardo un po' anche le espressioni degli acronimi, porta allo stesso punto. FTL, Futuro, Trasparenza e Libertà, UCDL, Unione Cure per i Diritti e le Libertà. Quindi c'è qualcosa che lega, è omogeneo, è sinergico, Salvatore, è fatto da persone vitali e soprattutto mi ha convinto perché naturalmente insieme si vince, uniti si vince, soprattutto quando si ha l'esperienza sul campo, è la base su cui poggia l'unione fa la forza, è una cosa che funziona mai. Io purtroppo io dico solo una parola: tempo. C'hai due domande. Io farei una sui programmi, uno è sui programmi, la farei dopo. La prima è questa: un medico può curare un bilancio? Certo, un medico ogni giorno questo nel proprio studio, perché avere 1500 pazienti, scrivere, fare prescrizioni, fare diagnostica, fare valutazione del bilancio anche economico del supporto della sanità e dare anche poi un riscontro a chi ti segue nel tuo budget è già qualcosa che ti deve fare rientrare. È come il buon padre di famiglia che deve fare quadrare il proprio stipendio e deve dare da nutrizione e da valutazione a tutte le essenze che sono dentro una famiglia. Però il sindaco non fa il bilancio, il sindaco fa l'avvocato sa fare il bilancio, e neanche il giornalista sa fare il bilancio, ci sono i tecnici per fare questo. Io devo sapere di che cosa devi dare indicazione ai tecnici che poi Quindi io devo sapere di che cosa si va a parlare e devo dare le dritte, naturalmente ponendo i guardrail per poter instradare e in una carreggiata dove si deve andare insieme senza uscire fuori e senza creare presupposti di sbandamento. Perfetto. Questa è la condizione del sindaco. Perché? Perché io non ho mai chiesto se un sindacalista può quadrare un bilancio o può fare il sindaco. Non ho mai chiesto a nessuno se un professore di educazione fisica può fare il sindaco. Non ho mai chiesto a nessuno se uno che ha fatto l'amministratore di un piccolissimo centro può fare l'amministratore di un grossissimo centro o addirittura di una regione. L'importante è avere quello zelo, quella passione, quell'inclinazione e avere la capacità di essere leader. Io ho dimostrato nella mia carriera professionale, ma anche nel mio ambito sociale, di saper fare il leader. Io non mi interesso soltanto di medicina. Io spazio in tutti i campi del sociale e in tutti i campi dell'arte, della pittura, della scultura. Sei un compagno dell'arte. Quindi sei un compagno. Eh sì, indubbiamente. Le abbiamo fatto dire, attenzione qua. Sono un compagno di tutti, naturalmente. Certo. Poi la strumentalizzazione dei termini. È un compagnone, non infierire su questo. Proprio di sì. Perché io amo la bellezza in tutte le sue virtù e quindi faccio musica, faccio teatro, faccio cinema e quindi tutto questo lo faccio. Sono anche direttore artistico di un museo di arte contemporanea a Catania. Ho fatto la mia associazione Ardimentosa che ha a che fare con la storia e quindi con la produzione di cinematografia. Ecco, questo è quello che spinge una persona a saper fare il manager, il leader e però avere anche una squadra assieme che ti coadiuva e che ti conforta, perché
loro fanno i tecnici, io faccio il conduttore dei tecnici. Abbiamo poco tempo. Ardimentosa è una parola che col compagno non c'entra molto. Comunque, vabbè, dicono di Ardimentosa è il riferimento sì. a no, sto scherzando. Che lui si diverte. Che è mio cugino, Salvatore Totaro. No, parliamo del comandante del sommergibile. Si sta facendo per adesso il film Il Comandante con Edoardo De Angelis. Sapevamo e con Pierfrancesco Favino, che è. Naturalmente di cui io sono poi il consulente. Ci sono salito su quel sommergibile di quella classe. C'ero pure io insieme a te. Esatto, però eravamo io e te. Tu avevi problemi di claustrofobia, ma qua c'è il dottore, non c'è problema. Quindi volevo dire, io ho una domanda, e la devo fare, anche perché stamattina ho scritto un articolo su questa cosa. Ah già. Dico, ma che è successo con Carlotta Previti? Ma sicuramente una incomprensione strumentalizzata, e di questo me ne dispiaccio, anche perché io ho un rapporto con la gente cordialissimo, affettuoso, genuino e leale. Ma io infatti mi ero meravigliato, Ma infatti è proprio una strumentalizzazione. Poi fatto da lei, indubbiamente mi ha sorpreso molto la sua reazione, perché non era pari alla mia gestione di una parola, che era assolutamente non scanzonata, assolutamente, ma era seriosa. Cioè io avevo detto, vista la mia anche esigua esposizione, il mio elogio molto limitato anche dal moderatore, indubbiamente perché aveva altre esigenze, e io dissi... Ma tu ce l'avevi con lei, con lui, anzi non tanto che con no, lei. No, io non ce l'avevo con nessuno. Ti aveva fatto parlare meno, questo era il punto. No, io avevo soltanto espresso una cosa che poi era per me molto sentita. Mi aveva fatto anche piacere, per l'amor di Dio, a me piace ascoltare. Avete visto quanto io ho ascoltato Eric Grimaldi, no? Non penso che si possa fare diversamente. No, ma non è vero, perché non te ne dà spazio, quindi... Ognuno di noi esprime secondo la necessità del momento, no? Quindi se io penso che Eric abbia giustamente fatto le sue esposizioni, io non devo affrontarlo per dire no, devi parlare di meno perché io sono il candidato al sindaco. Poi io sono stato ad ascoltare finché non mi hanno dato la parola. Io, non ho trovato nessuno. Io e quando gliel'abbiamo data se l'è presa. Ha fatto bene. Lui è un fiume in pieno, indubbiamente, quindi come i torrenti non si possono andare a frenare. E io, così come il dietro di Alessandro, c'è una finestra sul mare qua, no? Come una finestra sul mondo, io a volte amo essere in sguardo su chi parla, su chi va a raccontare, perché mi piace ascoltare. Però nella fattispecie, quando c'è una par condicio e c'è una trasmissione dove ci sono più persone che devono parlare e le persone che magari hanno più necessità di farsi conoscere, perché io ho detto una cosa in tutte le trasmissioni, che la gente può riconoscere ciò che conosce. Quindi se Carlotta Previti appartiene al vecchio, diciamo al precedente assessorato e alla precedente sindacatura, non ha grande necessità di esporsi per dire io ho fatto questo, io ho fatto quello, io farò questo, io ho questi fondi, io ho questi altri fondi e noi faremo questo e noi abbiamo fatto quello. No, perché la gente lo sa, l'ha vista lavorare, anzi addirittura posso dire una cosa, che se si fosse candidata Carlotta Previti, io non mi sarei candidato. E quindi, io lo so perché. Già. E questo è il miglior gesto d'affetto che io posso fare verso la sua persona. E non il suo essere donna, perché il suo essere donna appartiene a lei, come il mio essere uomo. Non c'è distinzione fra uomo e donna, ma io faccio distinzione soltanto sui meriti, sui valori, sulle cose dette. Sì, comunque sostengo che dire le mie donne è ancora peggio rispetto a qualunque tipo di situazione. Però dico, io non entro nel merito perché io in campagna elettorale ho detto che non ho voglia di dire male di nessuno, né di acuire qualcosa che è stata fatta e non va. Perché? Perché ognuno deve esprimere il proprio essere. La gente deve conoscere il motivo per cui vota me, o vota Basile, o vota De Domenico, o vota Sturniolo, o vota Croce. Se la gente ancora non sa nemmeno chi sono i candidati, ma come fa a votare? Ma il 54% che è a casa e non vuole votare o non ha votato negli ultimi 10 anni, ma perché dovrebbe essere spinto a uscire fuori? Bene,
Io ho detto che ci sono, come in un ristorante, i piatti precotti, surgelati e congelati. Io sono il piatto nuovo, ma conoscetevi, ma anche datemi la possibilità di farmi conoscere, anche se la gente ha il mio background degli anni. Ci sono più e a proposito di ristorante, perché qua già, cioè, ci stanno praticamente buttando fuori, ci sono piatti, posate, c'è di tutto. Per cui, ecco, questa incapacità di confrontarsi con Federico Basile ed essere sostituito da Carlotta, e io ho detto, perché ne vale il merito, perché è attrattiva e attira, e poi soprattutto anche l'essere donna, e lei non mi ha fatto finire, voleva dire essere donna fra tanti uomini ha un pregio di essere distinta, e quindi il moderatore se ne è accorto di questo, no? E gli ha dato più voce, e questa è stata la mia offerta di oltraggio al sesso, che è una stupidità assoluta, di chi la pensa, di chi la dice. Devo dire la verità, mi ha convinto. Io non so se ha convinto lei, però mi sa che insomma. Devo dire che allora un medico secondo me ha una sensibilità diversa, la deve avere, perché fa un lavoro per il quale è uno scientista, cioè, quindi, e soprattutto ho curato sempre tutti indistintamente, perché il giuramento di Ippocrate non ti ed ecco perché mi sembrava strano che ci fosse questa intenzione. Però io devo fermarvi, perché purtroppo ci siamo. Ovviamente ringrazio il dottore candidato sindaco Salvatore Totaro e l'avvocato candidato vice sindaco, immagino candidato alla presidenza del consiglio, questo te lo dico io, fra 5-6 anni. Ma pure lo faranno, vedremo. Come diceva Totò, lo faranno vedremo. E io voglio dire, a fine dell'incontro piacevolissimo con voi, che siete veramente... Però prima di chiudere, il primo punto, quello a cui sei più affezionato... Ma lo stavo dicendo. Però sta dicendo una cosa piacevole, tu lo fermi. Quindi naturalmente lui si voleva godere questo mio... Ci pigliano sempre gli insulti, una volta che... E quindi volevo proprio dire che... essendo le mie 3S le proposizioni del mio percorso, cioè la sorpresa, il sorriso e la sostanza, io posso dire che si vedranno le cose che stiamo andando a fare, le porteremo a conoscenza di tutti. Abbiamo un programma molto, molto bello per la città, che non è ambizioso, è generoso, e non è nemmeno volitivo, ma è dono a tutti, soprattutto una cosa che nessuno mai ha pensato di fare: uno sportello unico gestito da una commissione che valuterà tutte le idee, i progetti e le speranze di chi non ha mai avuto la possibilità di presentare, e poi l'unione tra tutti gli ordini professionali a sinergia di percorsi insieme, andando a valutare dalla periferia al centro e non dal centro alla periferia, e quindi dagli anziani anche, dai bambini, dalle famiglie, e poi andare a creare quella sinergia dove ciascuno potrà avere il proprio punto di svago, il proprio punto di incontro, il proprio punto di crescita, non dimenticando che l'imprenditoria a Messina deve rinascere, perché deve dare spazio alle aziende, ai negozi, a tutte le attività chiuse, propensive al turismo, che è l'unica risorsa già in atto, solo da prendere e portare a vantaggio di una città che geme, che langue, che è malata e che ha un medico per poterla curare. Bene, e allora dopo questo concetto di democrazia partecipata, anzi direi allargata, esatto, come le famiglie, allargata, perché ci vuole pure un punto di riferimento. Ringrazio Chiuda, se ha qualche ricetta da chiedere, la chieda. Ringrazio intanto lei, che ha una lombosciatalgia tremenda, importante oggi, però poi ne parliamo anche. Non solo, c'ho anche punti, cose. Ringrazio lei per essere stato qua anche oggi, ringrazio i nostri ospiti, grazie, è stato un piacere avervi qui. E niente, non mi resta che dare appuntamento a domenica prossima. Ciao, mi raccomando, però taglio lì. Cioè, ma lei se la chiude così? Quella parte là di prima, la taglio. Lei lo sa come la taglio io, come un bisturi, come un chirurgo, come un... non saprei dirlo, insomma. Faccia quello che vuoi. Faccia quello. Fuori campo, si è sentito fuori campo. Fuori campo. Va bene. Grazie a tutti, grazie Silipigni, non lo so. Grazie a lei. Grazie a tutti. Stasera non so che dirle. Io andrei a fare la spesa, e perché devo fare la mia campagna elettorale. Va bene, lasciamo. Io mi candido. Lasciamo perdere. Stasera richiamo a mezzanotte, richiamo, ti suono e scendiamo, vediamo che possiamo fare. Saluti. Va bene.